E quindi sì, io però ti darei, ti farei stare un par d'ore con un abito de priorio, sì, dopo tu me lo dici come l'hai tempo. Sì, sì, oddio, o anche meglio dei sergenti, e anche le guardie fiorentine che prima di arrivare in piazza fanno l'esibizione sull'alengare del Palazzo Vecchio sotto il sole. Sì, tutti i costumi bellissimi, anche quelli, un grande impegno anche per loro. Ecco qua, si stanno schierando, si stanno preparando. Sì. Ora comincio a vedere anche i bianchi abbastanza pimpanti. Si stanno preparando, sì, stanno sì, caricando. Non li vedevamo prima perché ci stava passando il corteo in mezzo, i bianchi si scaldavano, ma erano, sono ben determinati anche loro. Certo. Insomma, si diceva che i rossi hanno la squadra quest'anno per affermarsi, quindi se ci fosse stata questa partita con gli azzurri, avremmo... Filippo Giovannelli. Badate a voi, le armi in pugno! Capitano di guardia del contado e del distretto. Presentate le armi, salutate! Il colpo di Colubrina a salutare, magnifico messere la Reggiata Madonna, Valentina Vezzali, magnifico messere Roberto Cammarelle. Adesso ci sarà la grida, ma prima ancora ci sarà il Viva Fiorenza. E questo fu il boato che sentirono nel 1530 le truppe di Carlo V da Piazza Santa Croce. E quindi è sempre emozionante questo momento, perché era un momento difficile, ma Firenze orgogliosa voleva mostrare che non si sarebbe mai arresa facilmente. La grida. Ecco qua Lorenzo Bartolini Salimbene, anche lui di famiglia, commercialista, sì, e anche lui da famiglia, perché sì, c'era il babbo prima, il babbo, adesso c'è lui, appunto, si tramanda questa figura straordinaria che è appunto la laude della signoria. Magnifico messere, Reggiata Madonna, or vedete gli uomini d'oggi schierati innanzi a voi con costumi di un tempo, per rinnovare storico evento che nel lontano 1530 in questa medesima piazza volle significare sfida e beffa al nemico assediante. Con lo spirito gagliardo e leale da allora rivivrà oggi lo splendido spettacolo che sta a dimostrare come immutato sia l'attaccamento del popolo di Fiorenza alla sua storia. Magnifico messere, Reggiata Madonna, or con vostra licenza ordin darò che da parte si facciano uomini vessilli e che il gioco inizi. Maestro di campo, a te il comando. Il corteo marcia libero del campo. E adesso in ordine sparso si allontanano dal terreno dove si sfideranno bianchi e verdi per questa seconda semifinale del torneo del calcio storico 2018. Vedete, si allontanano, mentre vediamo Cammarelle e Partita Vezzali che mostrano la grida che gli viene stata data adesso. Ecco qua le due curve, tutto pronto, 50 minuti, l'obiettivo è mettere la palla nella caccia, ovvero nella rete che vedete
ai lati, a metà c'è la garitta dove viene tenuta la bandiera, il vessillo, 68 per 32, 68 metri per 32 metri, 18 quindi la metà, quindi dove c'è la garitta, dove la metà appunto della porta, chiamiamola così. 27 sono i calcianti, divisi in datori indietro, portieri, datori innanzi, terzini, sconciatori che sarebbero una sorta di metiani, e poi corridori o innanzi che sono gli attaccanti di oggi. Non c'è un vero e proprio schieramento, per esempio i verdi si schierano con tre portieri, così come i bianchi. Stavo anch'io, guarda, una cosa stavo guardando. Poi però insomma durante la partita le due prime linee sono piuttosto massicce. Massicce, sì, perché sarà l'impatto sarà probabilmente considerevole, sì. Verrà gettata la palla in alto dal pallaio e da lì avrà inizio la sfida. Saranno 50 minuti tiratissimi, ne sono più che convinto. E rispetto a quanto visto ieri, sicuramente. Tra l'altro, proprio al centro due esordienti di grande corporatura, Manzella per i verdi e Pascal per i bianchi, due esordienti, entrambi pugili di valore, combattenti che si trovano proprio al centro del campo. Bertoli e Vieri, i due capitani, Vieri per i bianchi, Bertoli per i verdi, stanno invitando le proprie file a stare distaccate. Si parte. Partiti. Si parte con la palla subito in possesso dei bianchi, ricordiamo campioni uscenti, e subito si parte chiaramente con i testa a testa. Cosa servono i testa a testa? I testa a testa servono sostanzialmente per tenere fermo l'avversario o per abbattere l'avversario, mettere KO, usando un termine pugilistico caro a Camarelle e a Fabio Turchi, l'avversario più pericoloso, o comunque un avversario che in qualche modo, Massimo, può fermare la manovra avversaria. Sta inquadrando un bel confronto, sì, tra Borgosano e Furiosi. Sì, ci sono dei confronti di pugilato. Beh, sono davvero tutti atleti di grande fatti valore, bene, ecco, io credo che Camarelle si diverte. Belli da vedere. Camarelle si diverte perché vede sicuramente dei movimenti di pugilato molto, molto interessanti. Sì, però tutti questi testa a testa un po' sviliscono il gioco. No, dai, Massimo, io sai bene. Teo non era arrivato alla fammi ridire che avevo detto prima, ma l'ho sai scritto. Sai bene però che è per io ho fatto due anni il regolamento due volte. Il vero calcio storico è senza regole, cioè con le regole della cavalleria, con le regole della lealtà. Ci si calzotta 5 minuti di labbrate e poi del bel gioco, un gioco alla mano. Io sono convinto del bel gioco. Poi va bene, se visto delle cose brutte, è vero, e bisogna abolirle. È stato un po' abolirle. Di confronto, sono però, passati due minuti. No, lo so, minuti. Ma quanto si starà ora a vedere? Ma non credo. Non credo molto, Massimo, perché c'è Valeri che prende il pallone e lo ripassa. È chiaro che ancora si deve capire. Appena possibile. Esatto, ancora si devono capire le due squadre. Ma io vi do degli spunti di riflessione. Il Fiorentino vero vola la brata, 5 minuti e 45 di gioco. Mi segui o meno? Questo, era, sì, questo intanto, era il percorso di qualche certo, di altre decenni fa. Però in altre epoche c'era rimasto quello fra Furioso e Borgosano al centro. Gli altri sono tutti placcaggi. Sì. Sì. E non c'erano. Praticamente la piazza si è fermata. Guardate, a guardare guardate, i capitani sono entrambi lì vicini a guardare i due che si affrontano, Perché probabilmente Valeri aspetta il momento opportuno. Certo, perché bisogna cercare di trovare entrare. Lo spazio per entrare in velocità. Intanto c'è un calciante di parte verde che ha ricevuto un colpo all'occhio qui proprio sotto la nostra postazione e qualche primo viene subito si vede. Sì. Sai, insomma, il contatto, i primi colpi arrivano subito. Bisogna stare molto attenti. Tu, Massimo, ricordi di un pugilato,
Ecco. Se tu vedi, i bianchi stanno prendendo un po' il controllo. Ecco, vedete, del campo, l'arbitro è andato adesso a richiamare un calciatore di parte verde che era andato, come dire, a intromettersi in un testa a testa. Non deve, non può. Ecco, non può, ecco dov'è che nasce probabilmente la volontà imposta probabilmente. Ricordiamo che il confronto di box, comunque confronto più duro, è ammesso solo fra due calcianti. Certo. Faccia a faccia, ingaggiati. Testa a testa. Testa a testa. Sono passati 3 minuti dei 50 previsti. Naturalmente siete in diretta su RTV 38, in esclusiva la seconda semifinale del torneo del 2018 di calcio in costume, calcio storico fiorentino, di fronte verdi di San Giovanni e bianchi di Santo Spirito, campioni uscenti. Chi vince va in finale il 24 di giugno contro i rossi di Santa Maria Novella. Ancora Valeri, che porta palla. Sta cercando un pertugio, dove poter provare a entrare, però ancora le forze sono fresche. La temperatura non è assolutamente proibitiva, anche se in campo sicuramente fa più caldo. Ecco Valeri. Ecco Valeri, prova a partire, prova a muoversi, prova a fare un po' di movimento. E questo naturalmente attira l'attenzione dei calcianti di parte verde, soprattutto degli sconciatori e dei datori innanzi, quindi dei terzini, perché devono stare molto attenti. Tra l'altro guardo lo schieramento e vedo che i bianchi praticamente sono quasi tutti schiacciati verso la mediana. Diversamente i verdi hanno la linea, tengono dei portieri più profondità, sì. Sì, sono più raggruppati, diciamo, i bianchi. A questo punto è proprio il momento dello studio, perché le prime linee sono placcate. Valeri si muove. Ritornando a quello che diceva Massimo, 10-15 anni fa in questo caso sarebbe partita, ed era tattica, una grande scazzottata, che so, vecchia maniera, una dalla parte, e lì sarebbe partito invece l'azione per andare a pallacaccia, o di quello o di quell'altro. Non si fa più perché sono state date delle nuove regole. Perché è cambiato 350.000 volte il regolamento. Sai perché non si fa più? Perché è intervenuta la giustizia, perché sono intervenuti istituzioni e non dovrebbero intervenire, per il mio punto di vista. Perché la rivocazione storica è del comune. Se ne deve occupare il comune. Vabbè, punto. Però infatti il comune si è occupato. Il comune si è occupato limitando anche la violenza. No, ma non era una critica al comune. No, ma dico, secondo me è una critica a chi se ne è occupato senza averne titolo. Siamo al sesto minuto e c'è stato 3 minuti di confronto di boxe. Un anno hanno fatto d'ufficio 50 denunce di ufficio, senza che nelle commissioni del calcio, nel comune, mettesse bocca. Tu eri nel... No, non c'ero, non c'ero più. Attenzione, perché adesso i bianchi cominciano ecco, a trovare la strada. Ecco, vedete, Valeri è come se fosse protetto, no? dai suoi, che provano a venire avanti. Attenzione, c'è la possibilità di andare alla caccia per i bianchi. Ancora i bianchi che vengono fermati a terra dai verdi. A questo bianco ha commesso un grave errore, perché aveva un compagno qui a destra libero. Se gliela passa, fanno caccia. Si dice bene di passare. No, vabbè. Vista da qui è più facile. E siamo a fare il commento. Ecco la palla, ecco la palla. Perduta. Però i bianchi hanno fatto capire che hanno. Vi volevo fare una domanda, scusatemi. Questo con la giubba verde, non i Bertoli, l'altro più basso, gioca o no? Dovrebbe essere una fiera. Come si è messo a ostacolare? Si è messo in mezzo a ostacolare. No, non credo l'abbia fatta apposta, ma sia soltanto. Riguarda le immagini. Sia soltanto per nella foga, diciamo, del momento. Attenzione, perché adesso i verdi potrebbero provare, però non c'è spazio. Valeri viene fermato, allora si riparte ancora. A fermare l'avanzata verde. Sì. Adesso c'è spazio sulla sinistra per i verdi, attenzione, c'è possibilità, prova a passare, c'è spazio, potrebbe provare a tirare da lontano, perché no? E invece ci ripensa, attenzione, caccia dei verdi. I bianchi si sono fatti trovare sguarniti sulla loro fascia destra. Ha fatto due finte di corpo, ora il nostro Giovanni Torre ci rimanderà gli highlights. Ma eccolo, qua Massimo. Sì, no, ha fatto un paio di finte di corpo. Guarda, prima
ora è andato avanti, ma prima a mezzo campo erano sguarniti, c'aveva tutto lo spazio. Qui è stata proprio una caccia data dall'esperienza. Sì, no, fatta bella, eh? Sì, chi? Bellissima. Realizzata bellissima. Da? Non l'ho visto. Bertarelli. Da Luca Bertarelli, la rondine. Quindi una caccia. Anche a lui calciante storico, Sì. Storico nel senso che da tanti anni è gioco. No, è tanti anni che gioca. Cioè, Bertarelli di calcio ne ha fatte tantissime in vita sua e una bella anche di piede. Qual è stata la lucidità nel muoversi nella difesa? Sì, un paio di finte di corpo che hanno messo fuori strada. Ha sfruttato bene il momento e è riuscito a arrivare a caccia. Quindi all'ottavo minuto i Verdi sono in vantaggio, i Verdi di San Giovanni sono in vantaggio per una caccia a zero. Subito la replica della formazione dei bianchi, attenzione, c'è possibilità di andare avanti, ancora viene bloccato a terra il calciante di Santo Spirito a pochi passi dalla caccia. Come spesso avviene quando si comincia a vedere la caccia, attenzione, che provano a ripartire i Verdi, recuperano palla, c'è spazio, attenzione perché la formazione dei bianchi è un po' sguarnita, se dovesse ripartire adesso ci sarebbe qualche problema, ma come prima erano sguarniti, sì. Come prima, guarda, se gliela passava questo di qua, vediamo sulla sua fascia destra andava, infatti stavo dicendo Emiliano Venturi, Ruspino è il cioè capitano, appunto. Aspetta che l'iniziativa dei Verdi è interessante perché ora sono tutti placcati. Sì, sono tutti placcati. Attenzione! Riesce a liberarsi ancora, attenzione, potrebbe provare a tirare in caccia! 2-0 proprio sotto per i Verdi. La curva! Proprio sotto completamente la curva. Tatticamente sprovveduti bianchi, una roba clamorosa. Bianchi che si sono fatti trovare impreparati in questa occasione, strano vero Omero, perché stranamente ma sono entrati come la lama nel burro. Sì, è stato bravo, ma però è il calciante prezioso, l'autore della caccia è un calciante che già nelle ultime edizioni ci ha fatte vedere di cotto e di crudo. È stato mi meraviglia perché già due volte, due azioni, i bianchi erano completamente sguarniti. Ora vedi, si sono rialzati i placcaggi, buona parte sono rimasti solo quattro a terra. Ma se non ricordo male, Omero, sia l'anno scorso, due anni fa, i bianchi non partirono molto bene. Alla lunga. Sì, vabbè, ancora è lunga, quella, la gara. Quella è un po'. Perché siamo al decimo, ricordiamolo. Di Santo Spirito. Venire fuori sulla distanza. Sì, al decimo, risultato però di 2-0 per i Verdi. Come avete visto, gentili telespettatrici e telespettatori, si scambiano praticamente i campi, ogni qualvolta viene segnata una caccia, le due squadre si incrociano, scambiandosi praticamente il campo. Momento di 1-1, intanto vediamo l'arbitro che ha il suo da fare. Gran botta. E intanto c'è un calciante. Ben Badiou intanto ne ha placcati due. Sì, però si è alzato subito il calciante Verdi chiedendo scusa. Sì. Perché era andato lui a bloccarlo, poi è arrivato anche l'altro. Sì. Vedete come subito intervengono arbitri e capitani per evitare che ci siano due contro uno. Valleri, ecco i bianchi avanti, Valleri, in lui le speranze di accorciare le distanze. Però vedi, i Verdi hanno ricomposto subito la difesa, sì. Sono schierati, quest'anno li vedo tatticamente preparati, Verdi, meglio, molto meglio. Intanto guardate lo scontro proprio testa a testa. Sì, il calciante bianco va a farsi sistemare con San Lorenzo. Però al momento, e chiedo lumi anche a Alessandro Guetta che è a bordo campo, non ci sono né infortunati, sono tutti regolarmente in campo. Confermo Luis. Bella partita, Alessandro. Sì, bella partita, lo sottolineavi te, e quando c'è qualcosa che non attenzione, va. Attenzione, prova la caccia dalla distanza! Ma non inquadra, ci voleva un po'.
po' più di forza, dimmi Ale. Sì, guarda, sta passando proprio davanti a me in questo momento il calciante di parte bianca con molto, ma non sta assolutamente male, è assolutamente lucidissimo. Guarda, uscito. Sì, adesso. E gli arbitri bravissimi a intervenire proprio nel momento in cui c'è qualcosa che non va, ecco, quando c'è un testa a testa. Allora, quindi in questo momento esagerato. I bianchi stanno con un giocatore in meno. Cerchiamo di sapere, Alessandro, tu che sei lì vicino a postazione, chiedendo anche l'ausilio di Andrea Daroit della Torretta, se rientra in campo o meno. Io credo che si tratti soltanto di una cura e poi potrà rientrare regolarmente in campo, vedremo comunque. Tanto in questo momento i verdi sono in vantaggio come catch e anche in vantaggio numerico, perché sono 27 contro 26, ricordiamo che sono 27 contro 27 ed è un'altra partita rispetto a ieri. È un'altra partita, ieri più giocata fin dall'inizio, vero? A questo punto già il punteggio deve essere ben maggiore. Sì. Però guarda, però qui c'è la tensione della della vera semifinale. Ma stai a vedere gli spazi ora si apre. Bertarelli ha ripreso il pallone. Vediamo se fa un'altra impresa come prima. Avanza ben scortato dai suoi. Attenzione, attenzione. E questa è terza. Mamma mia, guarda, azione perfetta. Mi meraviglia che non lo contrasti nessuno. Perché sono stati bravi. Rivediamo gli highlights. No, ma sono stati bravi a placcarli prima. Sì. Guarda Massimo, vedi? Certo, c'è un'autostrada lui. Questo è tattica da football americano. Bravissimi, sì. Però da football americano. Mi meraviglia, siccome la squadra da battere sono i bianchi, la squadra campione, che siano in una situazione di confusione tattica. Diciamo enorme. Forse la prima linea verde enorme. È riuscita nell'intento di neutralizzare il gioco. Sì, certo, anche Codesto, è vero, perché sono stati bravi tatticamente, però di qua i bianchi proprio assolutamente, non credevo, no? Ora vediamo, perché ripeto, i bianchi sono squadra che alla lunga vengono fuori. Certo che tre cacce sono tante, bisognerebbe cominciassero a accorciare le distanze, non anche è anche perché mi sembra che i verdi siano determinati a andare avanti. Mi sembra molto determinato, molto bene, su questo filone di tenere bene il controllo del centrocampo anche e partire in mezzo al campo con Prezioso e Bertarelli importante. Che arrivano in calcio. Un placcaggio pesante su Sasha Sciacchi da dietro. Dietro non ha senso, così non va bene. Infatti sono intervenuti gli arbitri. Tutto a posto, dice Gig. Vediamo se effettivamente ci sarà una spiegazione. C'è anche però Marino Vieri che da parte bianca vuole farsi rispettare. Vediamo un po' che succede. I due calcianti sono a terra. Pera bianca. E certo, espulso, dai, te l'ho detto. Ben Badiou. Da dietro su Sasha Sciacchi gli è costato l'espulsione. Peccato perché adesso rimangono in 25. Sono due in meno. Mi confermi bianchi. Alessandro? Non rientra, quindi rimangono in 25. Chi è? Se Alessandro ci dice chi è quello uscito. Alessandro, se ci fai sapere almeno il simbolo che ha sui pantaloncini per sapere chi è. Sì, proviamo. Grazie. Quindi quando siamo giunti, amici spettatori, al 16esimo, quasi 17 minuti dei 50 previsti, siamo 3 cacce a 0 per i verdi sui bianchi. Almeno dal mio punto di vista, non so voi, mi sorprende un po'. Sapevo che i verdi stato, vi avevano fatto una buona squadra. Un via intelligente da parte di loro. Sono partiti sono stati accelerando il più possibile e cercando subito di mettere in difficoltà i bianchi, di Santo Spirito. Però partita ancora lunga, ancora tanti minuti e basta poco per riaccendere la fiamma, diciamo così, del recupero. L'iniziativa è sempre verde, il pallone verde, che tengono è palla. Ben controllato. Vediamo un po'. E non sembrano così ansiosi di tornare all'attacco. Ma sai, quello può essere anche una tattica, cioè nel senso, i verdi sono partiti veramente molto molto forte e probabilmente
hanno maturato un vantaggio importante, però probabilmente accuseranno anche psicologico, sì, anche accuseranno probabilmente un po' di fatica con il passare del sì. Forse i bianchi di Santo Spirito stanno cercando di ritrovare le forze e provare a ripartire. Certo è che il 25 contro 27 non è cosa semplice. Non è facile. Toto Valleri ha assestato un colpo a rotazione, non sì, sì, sì. Però ecco, io devo dire una cosa, rispetto al calcio storico degli anni che parlava prima Massimo, io vedo molta attenzione da parte dei capitani, degli alfieri e chiaramente degli arbitri a cercare di evitare che ci possano essere espulsioni o comportamenti irregolari. Soprattutto l'obiettivo è di evitare che ci sia, al di là del testa a testa, al di là del confronto iniziale, che la partita poi venga giocata e non sia solo un confronto di box. Vedi, intelligente, scusa, lui va là, entra nella difesa, tiene impegnato un uomo, se si apre un varco, infatti la regia è su questo, solo, sì, certo. E infatti la regia ha indugiato proprio su questo, attenzione perché provano a ripartire adesso. Pagliazzi, se non sì, sbaglio, è rimasto sì, sì, sotto un cumulo sì, di calciatori. Ha fatto un errore perché non era protetto. Se sì, mi vai via senza protezione. Beh, ecco ancora, i verdi che tengono palla, mentre praticamente hanno un solo portiere i calcianti sì, di parte Spirito, azzurra, di parte bianca. Scusa, bianca. Parte bianca. Santo sì, Spirito deve recuperare il pallone, se sì, no... Bonfiglio, lo vediamo, che fa parte dello staff, un sì, calciante. Rondini verde espulso. Bertarelli. Ah, accidenti, Luca Bertarelli, una espressione molto visto, pesante. Visto che è successo? Espulso Luca Bertarelli. Non si è visto. Non si è visto come mai. Viene accompagnato fuori da Bertoli, vedete, sta portando fuori. È chiaro che essere espulsi. Attenzione Luigi, attenzione, attenzione Luigi, ancora ai verdi, i verdi. Quarta caccia. Sotto la propria curva. Mamma mia. Mentre Bertarelli andati bianchi completamente. Mentre Bertarelli esce Prezioso per espulsione. Giovanni Prezioso ancora, ecco una replay, volta. Guarda il replay. Tutto il campo da solo. Sì, tutto sì, il campo da solo. E schiaccia in calcio. Ma io a me tanti anni seguo il calcio in costume. Ma è un posto di banco sorpreso, non mi aspettavo questa debacle, questa debacle dei bianchi non me l'aspettavo. No, ma posso, scusa Luigi, perché bisogna essere corretti, una superiorità schiacciante da parte dei verdi. Sì, è quello che sorprende. E questo quarto d'ora tremendo. Sono stati cinici e efficienti nel controllare. Io pensavo vincessero i bianchi, sì, se l'hai detto all'inizio, pensavo dovendo scommettere si scommesse certo, i bianchi. Anch'io. Certo. Squadra... Invece i verdi sono stati in questa finale d'ora eccezionali, guarda, tatticamente. Comunque godiamoci questa partita perché è veramente una bella partita sì, sì, di calcio e costume. Poi per l'amor del cielo ci sarà chi non la pensa ci così. Siamo cioè, noi commentiamo quello che vediamo. Vediamo cioè, e siamo aperti a tutte. Le critiche raccontiamo quello che vediamo, che è un po' vediamo che il mestiere credo, del giornalista, non no? Credo che i bianchi ci stiano a finire sul non padre. Credo proprio, non credo proprio. Proprio no. Il cuore di Santo Spirito è un cuore indomito e non possono assolutamente accettare. Vediamo un po', Valleri però non è chiuso, Valleri, è però... chiuso, è chiuso, eccole, attenzione, eccole. Attenzione, caccia attenzione, bianca. Caccia bianca! Caccia bianca, si può riaprire questo match, 22esimo, 4-1, è lunga, che ancora, partita, eh? È lunga, Lorenzo Ardito, è lunga, Lorenzo Ardito, Lorenzo Ardito, si può riaprire, bellissimo passaggio di Valleri, ha tagliato sì, la difesa, vedete lo scambio dei, intanto ci viene riproposta la caccia, alla postazione opposta alla nostra. Avevamo finito di dire in quel momento che il Santo Spirito non ci stava, ragazzi, ma è così, e ci ricordiamo che in più di un'occasione
i bianchi hanno ribaltato risultati che sembravano già scritti, esatto, già scritti. Bravo Massimo, ed è una bella partita perché ancora ci sono tanti minuti, c'è ancora quasi 27 minuti da giocare, sono tanti 27 minuti su questa sabbia. La tensione che sale, la fatica che comincia a farsi sentire, i colpi ricevuti che con il passare dei minuti si fanno sentire. E adesso i verdi dovranno essere bravi a tenere palla e a far passare i minuti in modo da ridurre, tra virgolette, le speranze dei bianchi di Tato Emiliano Venturi. Invita i suoi, il fiere detto Ruspino, a salire, a far pressione sui verdi per cercare di accorciare le distanze, perché il risultato è di 4-1 per i verdi di San Giovanni su i bianchi di Santo Spirito, naturalmente in rigorosa diretta su RTV 38. Che vi ricordo, ti guardi intorno, ha paura di essere accerchiato. No, assolutamente. Stiamo guardando la cornice del pubblico e anche sulle finestre, sui tetti, intorno, sì, bello, pieno. Bello. Terrazze, guarda quelli lassù come stanno bene. Al fresco, sì. Vediamo un po' cosa succede in campo, Luigi. Il 24 saremo ancora qui, naturalmente, a raccontarvi la finale. Valleri attacca da solo la difesa. Vedi, il pallone. Ha provato, l'unica cosa che poteva fare lui attaccare i portatori di palla per cercare di strappare il pallone. Guardate che spazio ci sarebbe con questa fascia ora, mamma mia, se entran qui è... siamo sì. 26 a 25, giusto come numerazione sì, in campo sì. Mi confermi Alessandro Guetta, un espulso per i calciati di parte verde, uno per infortunio, un espulso per i bianchi. Sì Luigi, ti confermo tutto, da quello che abbiamo capito è Furiosi il primo calciante bianco che si è infortunato e che quindi non ha potuto riprendere. Attenzione alle scintille che ci sono state a bordo campo. Attenzione ancora bianco e verdi, i verdi che provano ad andare in avanti, vengono placcati. Questo vale quanto una caccia. Prezioso ci aveva provato ancora una volta, sì. Esattamente come prima. Questo ha visto lo spazio che gli avevi indicato te, Massimo. E però se la passa a quello accanto è caccia sicura. Invece ma è bravo lui, eh? È bravo. Ma ragazzi, bravo. È un commento tecnico e vi devo dire, se quello è libero lì è solo che devo fare. Lo sai come si divertono gli amici a casa? Giannattasio e Rossi per Radio Bruno, certo. Che stanno a raccontare questa partita che si racconta bene anche per radio. Radio Bruno che si conferma. Salutiamo. Certo. Radio partner dell'evento, poi sai, Davide Guetta ci ha anche giocato un'edizione, sì. Sì, un'edizione naturalmente dedicata ai personaggi fiorentini, e giocò anche bene. Davide giocò anche bene, mi ricordo. Complimenti, comunque, davvero. Ecco Prezzuso. Attenzione, ancora verdi che possono andare alla dalla distanza. No. Rimbalzate, caccia o no? Caccia verde. Ha colpito l'interno, sì. Scusate. Ma il figliolo di Mitch ha le gambe. Ecco, attenzione, vediamo, perché io ho detto che pensavo fosse rimbalzata sulla balaustra, invece batte sull'interno, dentro, sulla parte interna. Buono. 5. Ma il figlio del Mitch, di Mitch è forte. Prezioso, letale, oltre che prezioso. Mia. 5-1. 5 caccia 1 e siamo al 27esimo minuto. Anche questa volta si sono fatti trovare sguarniti. Sì, ieri vedemmo una parata, ti ricordi, sì, Omero? Sì. Su un tiro da parte di un calciante di bianco-verdi, di viola, che fu appunto deviato e dette la mezza caccia ai rossi. Ricordiamolo che se la palla va al di sopra della caccia, oggi sono state tutte caccia sicure, sì, non c'è mai stata mezza caccia, è l'avversario in base a chi la tocca per ultimo, sì, esatto, perché esatto. Se c'è una deviazione di portiere è mezza caccia. Bravo. Per chi riceve il tiro, quindi al 27esimo risultato di 5 cacce a 1 per i verdi di San Giovanni, che in maniera un po' inaspettata davvero, mamma mia, stanno mettendo sotto la formazione dei bianchi di Santo Spirito, la scala da battere,
in questa edizione pagano tante assenze importanti, qualifiche importanti, nonché l'uscita di Furiosi subito all'inizio, Sebastiani che non ha potuto giocare. Va detto però quello che è avvenuto ai Verdi l'anno scorso, perché vedi rimasero in 24 subito. Sì, esatto. Espulsioni ne parlava appunto, infatti. Ora qui come numeri in campo siamo 2-1 per i Verdi di vantaggio. Però vedi Omero, guarda, tatticamente guarda i Verdi come sono messi bene. Sì. Devono stare attenti. Sono coperti, capito? Devono stare attenti, Verdi. E quanto parte un calciante? Che non ci vadano in 2 o 3. Certo, se no sguarnisco la parte. No, ma poi soprattutto rischi di essere qualificato, perché non si può. Giusto, purtroppo vedi che resta solo Valeri libero per poter cercare di fare l'azione. Migliore dei bianchi, cioè il più intraprendente per ora. Ragazzi, guardate Bonfiglio che sta cercando di dare consigli giusti da vecchio calciante, da uno che ha calcato questo sabbione per tanti anni, e gli sta dicendo di passare laterale, cercare qualche spazio, farsi vedere liberi, spingere nella zona centrale. Però la superiorità numerica in questo momento la vedi chiaramente. Vedi, l'ha mandato avanti adesso. Ha detto andate avanti, andate a cercare di fermare la manovra in fase difensiva. Attento Luigi, eccolo. Ecco. Attenzione. Lì bisogna avere la forza di fermarlo. Attenzione, sono due Verdi contro uno. Questo è calcio, mi sa. Attenzione, il recupero in estremis da caccia. 6-1. 6-1. 6 calce Verdi, mamma mia. Contropiedone si direbbe nel gioco del calcio. Prezioso, mi sembra. Ancora Prezioso. Controllo. Ma a questo punto sì. Sul risultato 6-1 possiamo parlare di una formazione dei Verdi, una sorta di novel bug che sta mettendo in difficoltà, e non solo il grande lavoro di questi anni di Torrini e Bogazzi con i giovani e col colore sta dando i suoi frutti. 20 minuti alla fine. Eccolo Valeri. Attenzione a Valeri, c'è spazio per lui, ma non riesce a servire il compagno. Poi però bisogna. Ecco qua che fanno pressing i giocatori di parte bianca, non ci stanno, non possono assolutamente. Chi era Prezioso? No. Chi era? Accettare. No. Non ci vedo da qua. Questo risultato, e quindi cercano di ripartire. La palla è bianca. No, è la tirata. Rimessa. Vedevo appunto Marino Vieri, poi infatti bianchi recuperano il pallone e proviamo la calcio da lontano. Tanto vediamo un po' se riesce. Sì. No, sopra. Sopra o dentro? Mezza caccia. Eccola qua, vediamo. Però ha fatto bene, abbiamo adesso avviso a provare. Sì, certo, anche secondo me. Ha provato in questi casi. Sembrava per lì che fosse entrato in calcio. In questi casi viene consigliato di tirare la palla forte ma a battere a terra, in maniera che eventualmente non scavalca ma rimane in campo, o se no, se ti va bene e hai usato bene le forze lanciando il pallone, cosa semplice da dirsi da qua su, un po' meno in campo. Dal campo, esatto. Sì, io ammiro questi ragazzi, sono in campo, perché sinceramente uno ci vuole coraggio. Ho sentito due nomi. Questo calciante bianco ha preso un destro. Attenzione, i bianchi possono andare alla caccia. Attenzione, caccia. Bellissimo. Caccia. Bella, Bella questa, bella, bravi. Con Bonfiglio che va a dare la carica ai suoi. Allora, ancora una volta l'esperienza dell'Igio. Sì. Iniziativa, azione tutta personale. Ragazzi, guardate lo scatto qui. Allora, una caccia di rabbia. Alessandro Guetta, mi puoi far sapere più o meno chi deve uscire, perché sento c'è una gran confusione. Sento chiamare dei nomi.
Luigi, sì, fra poco te lo faccio sapere. Intanto faccio un passo indietro e ti racconto delle scintille fuori dal campo tra Samba Diop dei bianchi e il calciante di parte verde che è stato allontanato. Peraltro Diop ha un fisico incredibile, quindi ci sono voluti molti uomini per fermarlo e alla fine ci sono riusciti, però molto nervosismo a bordo campo e anche fuori. Eh beh, certo, i bianchi sicuramente non si aspettavano di trovarsi di fronte una squadra come i verdi di quest'oggi e chiaramente l'amarezza è forte. Allora, stanno uscendo, vedo dei calciati, fammi sapere un po' Alessandro, perché ci siamo persi le espulsioni, ci siamo abbiamo sentito da Andrea Darolt, che è lo speaker di piazza, ed eravamo rimasti che i verdi erano in 26 e in 25. Ecco non... bianchi, ecco bianchi, Luigi. Bianchi, bianchi, vediamo un po'. Palla uscita, messa laterale. Il calciante è andato a sbattere, stato buttato contro Balaustra. 34 minuti dei 50 previsti, tiratissima questa finale, questa semifinale che vede in vantaggio i verdi di San Giovanni per 6 calci a mezzo contro le due realizzate dai bianchi di Santo Spirito, che però non mollano naturalmente, vogliono... Hanno preso il campo, Luigi, bianchi, guarda, se ci fai caso. Esatto. Tatticamente esatto. Li hanno messi lì, hanno sono venuti un po' più avanti. Sono venuti lì, hanno guadagnato... Forse un po' troppo tardi. Però c'è 33 minuti. No, va bene, e ma... questo giochino, sai, Massimo. Sì, ha voglia. C'è anche da riprendere 4 calci e mezzo, Sì, non è semplice. Però in inferiorità numerica anche conquistare terreno è più difficile. Oh, la palla... La sto cercando. Chi è Omero? Questo c'ha la palla? Non ci vedo? Non l'ho visto. Tra l'altro fuori. Sta perdendo anche la... Pagliazzi. Come si chiama? La rappresentazione che ha sul pantaloncino, infatti non è che si vede molto bene. Sì. Ora i bianchi hanno placcato diversi verdi e sono messi meglio, guarda. Sì, sono messi meglio. Il campo, attenzione, finta, caccia, si riapre questa partita meravigliosa. Bellissimo, 6.5-3. Eccola, vediamo il replay. Massimo, tu l'avevi detto, sì, che i bianchi avevano preso un troppo spazio in avanti. Troppo, perché erano riusciti a placcarne 6, 7. Se li placchi in mezzo al campo i verdi poi diventa un problema per la difesa. Gran bella partita. Tanto scambi. Poi bellissimo, caccia, autore della caccia Andrea Parlapiano, un esordiente. Sì. Di grande valore. Scambio. Come vedi, si è riaccesa l'agonismo. Su tutto il fronte del campo. Sì. Sì, perché 3 calci e mezzo sono tante, ma anche 20 minuti, no, qui un quarto d'ora circa da giocare. Comunque i bianchi hanno dimostrato che quando hanno l'occasione sanno arrivare in calcio. Attenzione, calciante di parte bianca che esce in barella. Calciate di parte bianca che esce in barella. Vedi, Bonfiglio li manda avanti. Bonfiglio li spinge addirittura avanti, forza. Sì, certo, forza. Ha capito che manca poco tempo. È inutile difendere il 6.5-3. Il 6.5-3 non ha senso. Bonfiglio è veramente trascinatore. Sì, se non vogliono i bianchi, se non vogliono che questa sia l'ultima partita del torneo 2018, devono dare il massimo di quello che possono dare in questo quarto d'ora e cercare di raggiungere l'impossibile. E lo stanno dando, che qui si vede proprio un'accelerazione e un impegno anche... Se sono i verdi, se sono intelligenti e furbi, tengono palla, fanno passare il tempo e creeranno nuovamente superiorità numerica. Prezioso parte già. Attenzione, Prezioso, c'è spazio. Però sono in tre dietro, e devono stare molto attenti. Attenzione, non l'hanno preso adesso, sì, però su un altro calciato di parte verde che realizza. Calcia dei verdi. Che tu, guarda, ascoltami. Fammi fare l'allenatore il prossimo anno. Va bene, ne parliamo. Settima caccia. Fammi fare l'allenatore. Guarda i replay proposto. Perché li hanno bloccati in mezzo al campo? Guarda come è aperto quello dei bianchi lì, Luigi, come sanguina. Sì. Se li bloccano in mezzo al campo, crea gli spazi, no? Intanto Roberto Viciguerra mi fa sapere che l'ultima vittoria dei verdi contro i bianchi risale al 26 giugno del 2005, in semifinale. Sì, sei calci
e mezzo per i verdi contro una caccia e mezzo per i bianchi. Questo come Roberto aveva già scritto su tutto su Viola. Tutto Viola, quindi eccola qua. Pensate, dal 2005, 13 anni. 13 anni, quindi ci è voluto molto. Nei scontri successivi hanno sempre vinto i bianchi, compresa la finale del 2015. Mancano 38esimo ora. Attenzione ai bianchi. Con Marino Vieri che invita i suoi a salire. Vallero l'ultimo a mollare. Sì, non si arrende, non si arrende. Prova questa caccia della distanza. Parata. L'ultimo unico il Vallero e ci prova. Poi. Calma, Fiere dei Verdi. Simone Ottimi che invita i suoi, state calmi ragazzi, stiamo vincendo, calma e gesso, come si direbbe in questi casi. Ma vediamo che i verdi hanno ancora guarda, ora invece forza. Sono i bianchi che hanno messo a terra diversi verdi. I bianchi stanno facendo uno sforzo eccezionale, hanno la palla, si vede. Sì, hanno la palla però non riescono. Non hanno spazi e non sanno come uscirne fuori. Certo è che eccolo parte. Palla. Attenzione perché se riesce a liberarsi no, ma non può. No. Bel placcaggio è importantissimo perché non c'era più nessuno a difendere. Palla adesso per i bianchi che potrebbero bisogna spingere, bisogna cercare di andare oltre le proprie possibilità. Paccaggio anche duro, vedi, anche Marino Vieri gli dice venite avanti, ma ormai o sono tutti placcati. Veramente una partita di 4-3. Sì, ormai sì. Caccia di piede. Bellissima. Bella. Bravo, d'esterno. Caccia destro. Dei bianchi. Bellissimo. Quasi replay. D'esterno bellissima. Destro, se ho visto bene. Questo è il vero calcio fiorentino. Guarda. Come si giocava nel Medioevo, anche con i piedi. Bravo. Dico bravo, bene, Omero. Fammi fare l'allenatore, dai. E questo è un 7-4, quindi abbiamo ufficialmente... 7 e mezzo a 4, abbiamo ufficialmente la candidatura di Massimo Pieri. Cataldi ha realizzato la caccia. Tutti i big oggi hanno... Sono arrivati. Partita davvero stupenda. Comunque hanno fisicamente, sono messi bene anche bianchi. Stanno resistendo bene. Pagano questo avvio che li ha colti un po' di sorpresa, ma forse nel corso della partita hanno fatto uno sforzo per recuperare il terreno perso, anche in inferiorità eccezionale. Sì. Poi giocando in inferiorità hanno dimostrato di essere una bella squadra. Abbiamo notizia, Alessandro Guetta? È Luca Bertarelli, il calciante di parte verde che è stato espulso poco fa, un calciante storico dei verdi, mentre il calciante di parte bianca uscito in barella ha avuto un problema alla mano destra, credo al polso in particolare. Ho capito. Ma Alessandro, Bertarelli è stato il primo espulso dei verdi. Noi con Luigi si cercava di capire se c'erano stati, siccome c'è stato un po' di confusione, se c'erano stati altri espulsi. Credo che anche lo speaker abbia fatto più nomi adesso. Per quello, secondo me ha detto l'antidoping. O forse l'antidoping. Attenzione ancora i verdi, bloccato della mediana dai caccianti di parte bianca. Lo vedi che sono... Non lo so, c'è qualche calciante. Ragazzi, che lo pubblico incita i bianchi a andare avanti, a sfruttare l'occasione. Di parte bianca. Forza. Fallo. Uscito. Palla. Lo sai questo brutto fallo da espulsione ha salvato la partita? Sì. Questo non verde. Credo sia da espulsione, perché ha fatto l'intervento. Bruttino Luigi. Dai. Aspetta, ora è dato l'espulso. Ah no? Espulso o no? No, ha dato espulso. Beh, va bene, allora ha fatto un intervento, ha salvato la partita. Perché se quello fa la quinta caccia, riapre la gara. Sì. Quanto manca? Mancano 8 minuti. Non ho capito chi è l'espulsione dei bianchi. Adesso lo vediamo andare via. Alessandro Guetta, sta uscendo un calciante, se ci dici.
chi è o, piccolo, o che simbolo ha. Guarda, guarda i bianchi, guarda, guarda i bianchi, hanno bloccato Vallero, è andato avanti e ha bloccato i difensori e i portieri. Guarda, guarda, guarda il lavoro, non riesce a staccarlo. Sì, ne li ha bloccati. Il quale non può far nulla. Sì, perché... ma se i bianchi fossero un attimino, riuscissero a ritrovare lucidità, sono in difficoltà i verdi. Sì, in questo momento stanno pagando il grande avvio, perché ragazzi, vedi, hanno fatto una sì, grande partita. Grande spaventoso, Otto minuti, anzi sette in questo momento. Ragazzi, i bianchi sono in inferiorità numerica. Comunque pesante, guarda, manca sette minuti, un applauso ai bianchi e ai verdi perché ci hanno fatto vedere una bella partita. Come ci piace a noi. Sì. Tattica, bella, bella, una bella. Di grande tattica, di grande attenzione. Attenzione, c'è un calciato di parte verde libero che riceve la palla. Borgosano, Borgosano. 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 Calciante storico. È una vita che gioca anche lui. Una grande partita di Borgosano oggi. Pier Guido Borgosano. Attenzione al replay, vediamo. Ma se non sbaglio era Prezioso, ha fatto l'assist. No. Chi era? No, non l'ho visto. Eccolo qua, la caccia. 8.5 a 4, Luigi. 8.5 a 4. E adesso possiamo Castiglia. Dirlo? Possiamo Castiglia. Dirlo? Nel 1530 fu un Castiglia a fare, senza scherzi, sì, Castiglia che prese pallone e calciante avversario e lo buttò dentro la caccia nella famosa 17 febbraio rievocazione storia. E c'è Antonio che sta giocando con i verdi. Castiglia anche lui, sì. Un piede nella finale, diciamo così, Beh, al 44esimo si può dire anche tutti e due. Non si sa mai, però, visto. No, certo, certo. Come ti sento cauto? Che sì, uomo cauto! La caccia al minuto sarebbe troppo anche no, per ho i bianchi. Visto anche di questo. Ho visto anche di questo. No, no, Luigi si sta scherzando. In quasi 22 cioè, anni e più di se tu pensi a Bayern Manchester United, tu già festeggiavano al 91esimo, al 94esimo avevano perso la Coppa dei Campioni. Esatto. Quindi per usare un titolo, guardiamo di un po' la tattica della saga di 007, che poi non era neanche, no, guarda la tattica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 verdi schierati, cioè veramente hanno dato una lezione tattica, il campo, mamma mia, hanno tenuto il campo in maniera eccezionale. Che dicono chi non salta non capisco. Credo che non state per i bianchi, ma non è che riesco sì, a comprendere sì. Molto bene. Siamo 45esimo, 5 minuti scarsi. 5 minuti scarsi, risultato 8 calci e mezzo per i verdi di San Giovanni, 4 per i bianchi di Santo Spirito, i campioni uscenti. Volevo segnalare che dal nostro amico Manetti, da Roberto Pacilli, c'era tutta la squadra dei verdi a mangiare da Centoli, a vedere, dice, hanno portato, mi stanno guardando, mandando stanno le foto guardando tutti gasati, tutti gasati, tutti gasati, e sicuramente anche nei tanti locali di Santo Spirito, certo. Ricordiamolo, è stato dal Vallero, no, ma a parte quello, ma a livello europeo se non mondiale, certo. Il quartiere di Santo Spirito è stato definito San Fridiano il più cool. Pensa a Stefano Di Puccio in Piazza della Passera, quello che ha fatto, no? Certo. Ma noi siamo per la par condicio, Luigi. Io poi figurati. Te tu sei, tu l'hai inventata la par condicio. Come Fabio Turchi o amici, no, certo. Valori, ma amici fraterni davvero, cioè gente. Che siamo stati amici su altre situazioni, in altre cose. E li ammiro, questi ragazzi vanno in piazza, li ammiro, perché ci vuole davvero un gran coraggio. Attenzione a tre ancora. Minuti dalla fine. Questa è una caccia scritta. La passerella finale. Se la passano una caccia. No, oh, se la sono mangiata. No, l'hanno ripresa. Ancora, guarda, ancora possesso palla dei verdi. Cerca spazio, attenzione. Caccia verde. Eccoci qua. Caccia verde. Col pallaio. Caccia verde, mamma mia. Nove cacce e mezzo. Nove cacce e mezzo.
Io confesso, ecco qua il replay che ci viene prontamente proposto dalla regia, Giovanni Torre, Fabrizio Bocci, nel nostro studio mobile. Matteo Ottimi, Branca, Zampa Verde, esordiente, segna questa bella caccia, probabilmente detto finale. Prima dell'inizio della partita, no, ci si credeva. Gli avrei detto a chi me lo mi comunicava una cosa, sì, curati. Soprattutto un tipo sei juventino, curati, sì, bellina. Sinceramente, guarda, non me l'aspettavo, è una bella sorpresa, perché comunque i Verdi, ci possiamo solo immaginare la felicità dei Verdi di dopo una partita così, arrivare in finale con una bella gara in questa maniera, battendo i Verdi, che erano i bianchi, che erano una squadra da battere. Chi in caccia? Caccia e lo dimostrano caccia continuando bianca a fare caccia. Vedi? Fino all'ultimo minuto, 9:30 a 5. Questo è lo spirito. Quanto manca Luigi alla fine? Mancano 2 minuti nemmeno. Questo è lo spirito, perché comunque anche se si perde fino all'ultimo si deve cercare di recuperare se possibile. Eccoli ancora i bianchi, provano ad andare avanti addirittura il calciante. Qui vediamo un calciante di parte bianca che non ha neanche più pantaloncini. Sostanzialmente in mutande. Attenzione, no. Bella, chi l'aveva fatta? Non l'ho visto il tiro, ho visto solo Valeri. Mi pare sarebbe Valeri. Stata una caccia a entrare nella leggenda questa. Sì. Alla Lapi. Sì. Ma da centrocampo di piede. Ormai siamo entrati nell'ultimo minuto di questa tiratissima semifinale. Vai dai Vallero che insiste, ancora è rimasto lui. Bianchi di Santo Spirito e Verdi di San Giovanni che sono in vantaggio per 9:30 a 5. Attenzione, sta per terminare grande partita. Bravi tutti, bella partita. Si mettono un grande applauso tutti, bravi, perché bravi. Hanno giocato una partita maschia vera. Mentre attendono il fischio finale, i Verdi, manca davvero pochissimo. Eccoci qua, ultimi 30 secondi. Attenzione, eccoci qua agli ultimi secondi. Chiede la palla all'arbitro. E in questo momento finisce. Bella partita, ragazzi. Bellissima partita, bellissimo ritorno in finale dei Verdi. Complimenti anche ai bianchi, complimenti a tutti e due. Verdi, grande squadra, sta nascendo una grande squadra. Verdi in finale, San Giovanni in finale, l'abbraccio dei calcianti di parte Verde con Roberto Torrini, presidente dal 2011. Torrini e Bogazzi, una felicità incontenibile oggi. Certo. Una finale conquistata con un lungo lavoro di questi anni per far ripartire il colore, far crescere. Ora c'è i soliti fenomeni che scavalcano. L'abbraccio intanto di mezzo al campo tra i calciati di parte bianca. Devono evitare assolutamente l'invasione di campo. Qualche calciante di parte bianca che si. Se fanno invasione. Allora, vediamo gli highlights. Guardiamo questa lunga carrellata di caccia. Eccolo qua. Questa è la prima caccia con la finta. Prezioso, ha fatto una partita incredibile. Bellissimo. Ho perso il conto di quante cacce ha fatto, ma. Bravissimo. Questo era Bertarelli. Questo era il primo Bertarelli, prima del cruzio. Qui c'è l'altra, eccolo qua, questo è il pezzo di sbaglio. Ancora un'altra caccia, vedete, questa fatta da terra e non era assolutamente semplice. Assolutamente no. Qui la caccia del 3-0. Come vedi, lo dicevamo prima, tutte. Guarda, va a salutarli Vallero. Valeri sì, che sì. Da solo va a salutare Verdi. Sì, da solo Vallero va a salutare Verdi. Mentre noi proseguiamo a seguire. Ancora prezioso, galoppata in caccia. Gran giocatore, Valeri, ragazzi, mamma mia. Riconosciuto dai calciati di parte, eccolo qua la caccia dei bianchi. E Prezioso ha fatto una partita da fuori classe. Bravo. Eccolo qua la caccia dei bianchi. Però mi è piaciuto, Luigi, la tattica
e la determinazione che i verdi hanno messo in campo rispetto ai bianchi. I bianchi si sono svegliati, perdevano già 3-4-0. Però hanno dato tutto fino alla fine. Ricordiamo Andrea Parlapiano, che ha fatto due cacce, di cui l'ultima da esordiente, quindi una grande prova in questa prima giornata in campo. Certo, certo. Guarda, c'è ancora Fabrizio Paoletti che è sceso in campo in questo momento. Allora, Alessandro Guetta. Questa è la mezza caccia. In quale parte della piazza ti trovi? Allora, sono vicino alla gradinata occupata dai bianchi e ho alcuni aggiornamenti. Sì. Ti dico che Lorenzo Taddeucci è stato l'ultimo calciante di parte bianca uscito per infortunio, ma niente di grave, e anzi stava tranquillamente parlando con un calciante verde, uscito quindi anche un po' di fair play tra virgolette. Chiaramente in questo caso grande gioia da parte dei verdi e c'è un po' di delusione da parte dei bianchi, però una reazione molto composta, sono tutti qua i calcianti sotto i loro tifosi, quindi una cornice che comunque resta molto bella. Senza ombra di dubbio, certo, la felicità dei... Alessandro, sì. Hai per caso vicino a te Roberto Torrini, presidente dei Verdi? No, perché è là. No, non è lì. Comunque, bello l'applauso, della curva bianca ai suoi calciatori. È vicino a Vannucci, Pierguidi e se trovo anche Torrini. Sì, certo, vai, certo, vai. Sono lì vicino. Sì. E si sta componendo i musici del calcio. Il calcio in costume, mentre vanno avanti i nostri highlights. Possiamo rivedere tutte queste. Questa è la caccia di Borgo Sano. Sì. Una caccia che premia una grande partita di un grande calciante. Altra caccia, come vedete ormai erano saltati gli schemi e non c'era più possibilità. Ciò nonostante, vedete la caccia dei bianchi di Santo Spirito, che non vogliono assolutamente mollare. Grazie alla regia per averci riproposto tutte le cacce, ben 14 realizzate, però il risultato finale 9,5 per i verdi e 5 le cacce per oggi. Guarda, ve la posso dire tutta alla grande, come è bello essere fiorentini. Oggi sono proprio orgoglioso di essere nato a Firenze e battezzato a Battistero, perché questi ragazzi in campo ci hanno fatto sentire orgogliosi. Quindi bianchi, tu sei verde. E i verdi, no, io battezzato in Battistero. Io sono battezzato in Battistero perché quelli vecchi come me si battezzavano tutti in Battistero. Va bene, sì, va bene. Vero. Quindi onore ai vinti. Sentiamo l'inno della vittoria. L'inno della vittoria, eccolo qua, lo sentite? Che fu suonato sicuramente anche quel 1530. Con Borgosano che fa il giro d'onore. Fa il giro d'onore con la bandiera. E Sascha Ciacchi, se non sbaglio. Bella questa si meritano, si meritano il giro nel cerchio dei musici. Sì, hanno fatto un gran lavoro. E devo dire che Santo Spirito ha da recriminare, più che altro per quello che era rimasto l'anno scorso, perché è vero, aveva fatto danni quella partita agli azzurri, ma aveva fatto anche dei danni anche ai bianchi, perché c'erano state delle credo che Santo Spirito abbia pagato tante assenze importanti. Sì, però sì. In questa e edizione non mi sembra che siano entrate in campo un po' di sufficienza. No. Lì credo sia stato un grande impegno, grande lavoro dei verdi. Diciamo che Santo Spirito paga alcune assenze, e però in questa edizione del calcio storico ci ha fatto vedere delle grandi prove di giovani, sia ieri nella formazione tanti viola, esordienti bravi, sia oggi con questi ragazzi che non hanno mollato fino alla fine nonostante un punteggio irrecuperabile. Si preannuncia, guarda Mario Taccetti, nonostante la non più giovane età che corre. Allora, festeggiano i verdi di San Giovanni che vanno in finale contro i rossi. Si preannuncia una partita bellissima, perché sì. I rossi sono la squadra emergente, ma oggi stanno dimostrando i verdi anche di San Giovanni di essere una squadra emergente. Quindi la finale del 24 giugno naturalmente sarà trasmessa da Tribù38 in diretta, senza problemi. Saremo sempre qui a raccontarvi da Piazza Santa Croce le gesta di questi ragazzi che riportano in alto
il calcio in costume fiorentino e Firenze. E Firenze, naturalmente è Fiorenza, come veniva chiamata da un tempo. Credo si siano divertiti tutti oggi, tutti. Sì, sì, la Leggiadra Madonna, Valentina Vezzari e Roberto Cammarelli, il magnifico messere, perché hanno visto davvero una bellissima partita. Siamo in chiusura, se Alessandro Guetta non ha ospiti al suo microfono, non mi resta che augurarvi una buona serata. Naturalmente rimanete su RTV38. Ringrazio i miei graditi ospiti, Omero Cambi, grazie buonasera. A voi e Massimo, grazie a voi, viva Firenze sempre, tutta la vita, e avanti tutta. Grazie a tutti voi di essere stati insieme a noi a vedere questa bella partita di calcio storico fiorentino, naturalmente solamente e in esclusiva su RTV38. Buona serata.